Ciao a tutti e a tutti gli amici e le amiche di Karateka.it, siamo qui con Angelo Crescenzo, agli italiani e saluti. Ciao Angelo, come stai? Ciao pubblico di Karateka.it, e bene, 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 e in preparazione verso i prossimi obiettivi e soprattutto carico. Allora, guarda, inizio con una domanda che ci hanno scritto in tanti in DM e non a caso ho voluto sottolineare che siamo qui agli assoluti perché ti hanno visto iscritto ma poi non ti hanno visto sul tatami, quindi non ci far preoccupare, cosa è successo? Immaginavo la domanda perché è stata un po' il tormentone degli ultimi 2 giorni. Sì, ero iscritto a questa gara perché ero in programma di farla, però purtroppo poco prima di Rabat, quindi circa un mese fa, ci hanno comunicato che i Giochi Olimpici Europei sarebbero stati anticipati di circa una settimana, 10 giorni, e quindi essendo quello uno degli importanti obiettivi dell'anno, con il mio team ho deciso di non partecipare a questi campionati italiani in modo da preparare al meglio la prossima competizione, che appunto saranno i Giochi Olimpici Europei, che saranno in Polonia il 22 e 23 giugno. Giro di boa, siamo a giugno. Com'è andata questa prima parte del 2023 e cosa ti aspetti per questo fine anno? Questo 2023 è iniziato in modo particolare con la Premier League al Cairo, dove diciamo, ero consapevole di non riuscire a concretizzare quello che era il lavoro. Poi è svoltata sicuramente agli europei, dove dopo 4 finali consecutive finalmente è arrivato quest'oro che mancava nel mio palmarès. E ora siamo in preparazione per questi Giochi Olimpici europei, dove io ci arrivo sia da primo classificato del ranking, da primo classificato della gara di qualifica secca, quindi è una doppia qualificazione che mi rende orgoglioso e mi dà quella spinta in più per fare bene. Soprattutto all'ultima edizione, soprattutto perché all'ultima edizione di Minsk mi sono fermato alla medaglia di bronzo e quest'anno ho tutta la voglia di fare meglio. Poi avremo una breve pausa estiva che sarà veramente, veramente molto breve perché già l'8 settembre saremo a Dublino sul tatami per la Premier League, l'unica prima di volare a Budapest per il campionato del mondo. Quindi un anno intenso che ci vedrà lavorare per tutta l'estate, ma va bene anche così, ci riposeremo solo alla fine. Ultima domanda e non so se puoi rispondere perché ci è giunta una notizia riguardo a una classifica molto particolare. Non so se ci puoi dire ancora qualcosa in merito. Questa è una notizia che mi fa molto piacere, riguarda l'all-time ranking, però magari ne riparliamo alla prossima occasione. Assolutamente, va bene, grazie mille per questa intervista. E allora ci aspettiamo una prossima intervista appunto su questa notizia dell'all-time ranking. Non mancherà e grazie a voi.